Buonasera a tutti, come la tavola pace della Brembana, circolo per qui nel pastato del Nobel Gallo, do il benvenuto a tutti, do il benvenuto soprattutto ai nostri ospiti, gli Alchieri, che tutti conosciamo, che è venuto a trovarci dopo 9 anni, ci fa tanto piacere, sempre giovane, sempre in forma. Ha detto che vi provocherà e vorrà tantissime domande, perciò dobbiamo prepararci subito. Abbiamo con noi anche Margherita Furlan, che è collaboratrice di Giulietto Chiesa, responsabile del progetto Alternativa Politica e soprattutto di Pandora TV, che dopo vi parleranno anche di questo, che della TV che sta cercando di far partire Giulietto Chiesa come alternativa alla schifezza che abbiamo di informazioni. Silvio Garbarina, se lo presenta un attimo Giulietto Chiesa, Silvio Garbarina della Tavola Pace, anche lui, e vi auguro una buona serata. Mi sentite? Proprio solo due parole per dare spazio poi a Giulietto Chiesa e alle vostre domande. Giulietto Chiesa sono in realtà di molte presentazioni, uno dei giornalisti più noti in Italia, si occupa ormai da decenni di questioni internazionali, in modo particolare della Russia, ha documentato e analizzato la scomparsa dell'Unione Sovietica e tutti i coinvolgimenti che sono succeduti, i diversi conflitti che sono stati in questi anni. È stato corrispondente dell'Unità e della Stampa da Mosca e autore di numerosi saggi anche sull'11 settembre. Nel mondo potete troverete anche il suo ultimo libro, in cui dà una visione complessiva della società e cerca di indicare anche delle strade, diciamo, di uscita invece della catastrofe. Ecco, due parole sul senso di questa iniziativa. Ecco, noi consideriamo parte del movimento pacifista, per quanto ormai molto debole ovviamente. Non pensiamo che attualmente il movimento pacifista abbia la minima possibilità di influire sugli eventi mondiali, ammesso che l'abbia mai avuta. Però il minimo che possiamo fare è cercare di dare delle informazioni a nostro parere approfondite, ovviamente ricorrendo a esperti come Giulietto Chiesa, sui conflitti che ci sono in questo momento a livello mondiale. Abbiamo discusso della situazione in Ucraina e abbiamo ritenuto che l'informazione generale che viene data dai quotidiani su questa vicenda sia assolutamente carente e per molti aspetti anche assolutamente falsa, cioè la visione del popolo ucraino come popolo oppresso, della Russia come potenza egemone che cerca di intervenire in Ucraina, così è una visione, come documenterà ovviamente Giulietto Chiesa in modo molto più approfondito, assolutamente parziale e anche falsa. Si dimentica che il presidente abbattuto dell'Ucraina era stato comunque eletto in modo democratico con una larga maggioranza. Si dimentica il fatto che le proteste inizialmente pacifiche sono state poi in realtà hanno avuto un esito violento, e anche questo credo che verrà documentato da Giulietto Chiesa, e si dimentica anche delle cose assolutamente chiare, nel senso che gli Stati Uniti da anni sono intervenuti pesantemente per finanziare anche la sovversione all'interno dell'Ucraina. L'ultimo numero di Limes, tra gli altri, documenta questo anche in modo preciso, documentando anche gli stanziamenti che sono stati fatti per sovvertire il governo ucraino. Dopodiché era il presidente che è stato battuto era un presidente corrotto, eletto, però certamente quelli che si sono succeduti dopo questo colpo, questo colpo di Stato, non sono certamente migliori, perché innanzitutto sono in parte gli stessi oligarchi che hanno semplicemente cambiato e hanno adesso l'appoggio negli Stati Uniti. In parte sono altri oligarchi che non avevano il potere in quel momento, e anche a livello di corruzione non saranno certamente migliori rispetto ai loro
predecessori. Niente, era questo, quindi su questo volevamo discutere, volevamo anche discutere certo, della situazione in Ucraina, quindi del ruolo degli Stati Uniti e anche della Russia ovviamente come potenza vicina, così, ma anche del ruolo dell'Europa e anche dell'Italia. Se è vero che l'Italia ha avuto un ruolo abbastanza defilato, in generale l'Europa però ha appoggiato gli Stati Uniti, a nostro parere, e ha appoggiato quindi anche questo corpo di Stato che in realtà crea una serie di pericoli per la pace, forse a livello globale, ma questo ovviamente ce lo spiegherà meglio Giulietta Chiesa, che ringraziamo ancora per la sua partecipazione. Buonasera a tutti, intanto sono molto contento di essere qui dopo 9 anni, sono ancora vivo e già ho avuto risultati fantastici. Ma voglio partire da un punto di vista molto speciale. Io sono qui per chiedere dei soldi, voglio la cassettina che gira, perché io sto gettando le basi per una televisione indipendente. Dopo molti anni, io ho già questo progetto Pandora TV, l'ho lanciato già una volta 3 anni fa, non ci siamo riusciti per essere molto franchi, perché avevo contro tutta la sinistra, e io invece continuo a pensare che o noi ci dotiamo di uno strumento di informazione e di comunicazione veloce, capace di parlare a 500.000 di persone, o siamo tutti morti, non sconfitti, morti. Allora, io considero questa l'ultima chance che abbiamo per poterci difendere, perché siamo molto vicini alla guerra. Molto vicini alla guerra. Sfortunatamente quasi nessuno lo sa, perché siamo stati tutti male informati, anche i migliori, i più informati non sanno nulla. E quindi noi saremo trascinati in guerra con buona probabilità, senza neanche sapere perché, come, da chi, in che modo. Quindi considero questo tentativo di questa televisione, non ve la descrivo perché non voglio perdere tempo, abbiamo molte questioni di cui discutere, però questa televisione si fa solo se 100.000 italiani tirano fuori di tasca 5 euro, mediamente, se no non si fa. Io non ho capitale, non sono un imprenditore, non sono un capitalista, non sono pieno di soldi. La faccio con i soldi vostri, se la faccio. Se non arrivano i soldi vostri non la faccio, molto semplice, ci arriviamo tutti. Se la facciamo assieme? Se la facciamo assieme, esattamente questo. Questo è il progetto, non è la mia televisione. Non è la mia televisione. Io propongo a voi tutti di costruire uno strumento di difesa per quello che sta accadendo, perché siamo come dei vermi piegati, anzi adagiati sulle rotaie in attesa che arrivi l'Oriente Espresso. Non credo che lo possiamo fermare stando sdraiati sulle rotaie. Quindi questo è un progetto, l'abbiamo scritto nel manifesto sinteticamente, una redazione libera, alimentata dai contenuti creati direttamente dagli utenti, cioè anche da voi, secondo il modello del giornalismo partecipativo. Io ho bisogno di costruire non solo una televisione centrale, che stiamo già facendo, perché siamo già in onda da 1 mese e mezzo, ho bisogno di 10-15.000 persone che ci sostengano sui territori, che ci diano notizie. La mia idea, tra l'altro, tra le altre cose, è di avere 100 persone dotate di un telefonino, un telefonino qualunque di quelli moderni, in grado di mandare in streaming diretto le loro notizie dovunque si trovino in Italia. Se riusciamo a fare questa operazione faremo una cosa totalmente inedita. Comunque, noi partiamo, e con questo finisco, con una grande dotazione gratuita. In virtù della mia esperienza russa, io ho ottenuto dal più importante canale internazionale del mondo in questo momento, che si chiama Russia Today, il diritto di usare tutte le immagini di Russia Today e di portarle sulla televisione italiana. Naturalmente Russia Today trasmette in inglese, arabo e spagnolo, e quindi il nostro impegno è quello di usare quelle immagini e di tradurre quelle che riteniamo opportune, non tutte, di tradurre in italiano, quello che già stiamo facendo. Pandora TV tutte le mattine, tutti i giorni ormai da 2 mesi,
da quando è cominciata la guerra ucraina, trasmette in italiano usando quelle immagini, commentandole, eccetera, eccetera. È una televisione italiana. Ultimo punto. La mia idea non è di restare attaccato al web. Questa televisione partirà su internet. Quindi per vederla voi dovete fare www.pandoratv.it e lì troverete la televisione, ma è una televisione sul web. Vedrete la televisione, è una televisione ma sul computer. Non è lì che voglio fermarmi, perché lì significa avere un pubblico molto particolare, il pubblico di internet. Ma noi daremo, e questo è quello che stiamo cercando di fare, con il vostro aiuto, noi daremo voce alle nostre cose, alle cose che produrremo, tutte, proponendo alle 500 erotte televisioni digitali terrestri che stanno in Italia di riprendere le nostre immagini. E se riusciremo ad avere 10, 12, 15 televisioni digitali terrestri che riprendono le immagini di Pandora TV, noi opereremo un'operazione di grande stile, cioè emigriamo dal web, cioè da internet, su televisore di casa. Questo è il mio obiettivo, cioè raggiungere 500.000 persone. E se io raggiungo 500.000 persone con i vostri soldi, che non sono tantissimi, noi avremo il più importante strumento di comunicazione di massa degli ultimi 50 anni. Non l'abbiamo mai avuto, niente del genere. Con pochissimi soldi noi possiamo parlare a mezzo milione di persone. Se lo vorremmo, non dipende da me, dipende da tutti. E se riusciremo a parlare a 500 milioni, a 500.000 persone al giorno, noi saremo forti come il Corriere della Sera. In caso di pericolo potremmo per esempio dire alla gente: guardate che sta per succedere qualcosa di molto grave, difendiamoci, scendiamo in piazza. Quindi lo considero uno strumento di difesa in condizioni di emergenza assoluta. E adesso vi spiego perché siamo in condizioni di emergenza. Quindi qui c'è Margherita Furlan, che è la responsabile delle donne, girerà, verrà anche da voi e vi chiederà quanto vi vuoi dare per questo progetto. Quanto mi puoi dare, anzi direi così, quanto ti puoi dare per questo progetto? E quindi se riusciamo a farlo sarà un contributo. Abbiamo cominciato la raccolta fondi, abbiamo raggiunto finora 12.000 euro, niente, niente. Me ne servono 200.000 di euro tra davanti. Se avrò 200.000 euro avremo una televisione che funziona da qui alla fine dell'anno. Poi vedremo il resto. Credo di aver spiegato l'essenziale. Se qualcuno vuole sapere di più, va a vedere su Pandora e ci sono tutte le informazioni del caso. E adesso vi dico perché noi siamo in pericolo. Diceva Gavarino, una cosa molto giusta. Noi abbiamo avuto in questi mesi un'informazione. Ve lo dico personalmente dal punto di vista professionale. Io non ho mai visto tanta menzogna, tanta falsificazione. E per giunta tanta falsificazione coordinata e organizzata come in questa fase. Un po' di carriera ce l'ho la mia vita, Faccio giornalista dal 1979. Io non ho mai visto una cosa così indecente come quella che sta accadendo in queste settimane. Perché il carattere indecente della situazione è che tutti scrivono le stesse falsità in modo coordinato, tutti mostrano le stesse falsità. Io ho assistito, non so quanti di voi se ne sono resi conto, io ho assistito alla organizzazione della censura in Italia e in Europa e nel mondo in modo sistematico. Per esempio, adesso vi faccio gli esempi così capite di che si tratta. Tutte le televisioni italiane, senza eccezione alcuna, vi hanno mostrato le immagini della famosa Euromaidan, la Maidan, Maidan vuol dire piazza. Voi avete visto quelle immagini e vi è stato detto tutti i giorni, ripetutamente, che quello che vedevate era il popolo ucraino. State vedendo il popolo ucraino che si solleva in piazza. Ma questa era una falsificazione clamorosa. Lì non c'era affatto il popolo ucraino. Non c'era neanche per sogno il popolo ucraino. C'era una piccola, piccolissima parte del popolo ucraino guidata, organizzata e portata allo scontro dai nazisti. Ma questo non l'hanno detto. Il settore destro,
Svoboda, sono nazisti, non fascisti. Voglio che sia chiaro che non sto esagerando, sono nazisti perché sono i seguaci di Stepan Bandera. E Stepan Bandera era a capo delle Waffen-SS in Polonia, in Galizia, al comando diretto di Adolf Hitler. Svoboda, che adesso si chiama Svoboda, che in russo e ucraino vuol dire libertà, si chiamava, 2 o 3 anni fa, uno unso, questa è la sigla, non ve la traduco perché è complicato, trattino B. Cosa vuol dire questo trattino B? B vuol dire bandiera. Aveva i suoi rappresentanti, ha i suoi rappresentanti del Parlamento, ma sono nazisti. Quindi chi è che ha fatto la battaglia in piazza Maidan? Il popolo ucraino o un gruppo di nazisti che è stato organizzato direttamente, l'altra questione che nessuno ha detto, organizzato direttamente dagli Stati Uniti d'America. Cioè noi abbiamo attraversato tutte le fasi della storia della democrazia occidentale per arrivare nel 2014 a scoprire che gli Stati Uniti d'America organizzano un colpo di Stato al centro dell'Europa portando al potere un governo nazista. Giulietto Chiesa, cosa dici? Sei impazzito? Allora io vi citerò quello della signora Victoria Nuland, che non è l'ultima rivalcia. La signora Victoria Nuland è la vice del segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, John Kerry. La signora Nuland, a metà dicembre del 2013, per molto prima del colpo di Stato a Kiev, ha dichiarato al Press Center di Washington, di fronte ai giornalisti, la seguente frase, che io cito a memoria, ma con molta precisione. Aperte virgolette. Noi abbiamo investito 5 miliardi di dollari per dare al popolo ucraino il futuro che merita. 5 miliardi di dollari. Lo ha detto a dicembre dell'anno scorso. Poi abbiamo sentito una telefonata che è stata registrata evidentemente da qualche servizio segreto, in cui la signora Nuland, pochi giorni prima che il governo Yanukovych cadesse, abbattuto da un colpo di Stato di piazza, dichiarava al suo ambasciatore a Kiev, stando a Washington, gli diceva: allora caro, vedi, quello lì non lo dobbiamo mettere nel governo, perché se lo mettiamo nel governo ci mette in difficoltà. Si riferiva a Klitschko, il pugile, che è capo del partito UDA, che vuol dire pugno, tutto molto elegante, Klitschko, un altro di quelli a cui tutti i dirigenti americani sono andati a stringere le mani, che è andato a Bruxelles, hanno abbracciato, amico. Allora gli diceva: no, Klitschko nel governo lo possiamo mettere, lascialo da parte, perché, capito, ci mette in difficoltà. Bisognerà fare capo del governo, guarda la parola, Yatsenyuk, che poi avesse capo del governo. Cioè, la signora Nuland decideva per telefono come avrebbe dovuto essere composto il futuro governo ucraino, con 3-4 ministri nazisti. Quello che mi sto dicendo è tutto documentato, documentabile. Come mai non l'hanno detto i giornali e le televisioni? Come mai ve l'hanno taciuto? È fondamentale sapere questo. Abbiamo per la prima volta dal dopoguerra, dalla fine della seconda guerra mondiale, un governo filo nazista al centro dell'Europa. Bella sorpresa. Ma durante gli eventi della piazza Maidan vi hanno raccontato anche un sacco di altre bugie. Per esempio, vi hanno sistematicamente mostrato i Berkut, cioè i poliziotti di Yanukovych, che secondo loro attaccavano. Io invece che guardavo tutti i giorni le televisioni russe, per esempio, avevo da quelle televisioni un'immagine del tutto opposta. Non mi risulta che i poliziotti del Berkut attaccassero, in realtà si stavano difendendo. Non avevano avuto l'ordine di sparare, infatti non avevano neanche le pistole, forse le hanno avute soltanto l'ultimo giorno, poi hanno sparato e hanno ucciso, ma fino a quel giorno non avevano neanche sparato, ma in piazza c'era gente armata di fucili con cannocchiale, miravano, puntavano. Le avete viste queste immagini con la gente che sparava dalla parte dei dimostranti contro i poliziotti? Le avete viste? Pochissimo. Voi avete visto, per esempio, i poliziotti bruciati vivi dai lanciafiamme dei pacifici dimostranti nazisti? Li avete visti? Non li avete visti.
Nessuna televisione italiana ha mostrato le fotografie in cui si vedevano nettamente i dimostranti nazisti che andavano in piazza con i lanciafiamme e bruciavano i poliziotti. Ma io queste immagini non solo le ho viste, Pandora TV le ha messe in onda. Andate a vedere sul sito, ci sono altre immagini, le abbiamo fatte vedere, ma sulle televisioni non le avete viste. Ci hanno detto che in piazza c'era il popolo ucraino. Ma allora come si spiega tutto quello che sta succedendo adesso? Che cosa c'è dall'altra parte, nell'altra parte dell'Ucraina? Che cosa c'era? Che cosa sta succedendo nella parte dell'Ucraina sud-orientale in questo momento? Dove ci sarebbero, secondo i nazisti di Kiev, ci sarebbero i terroristi o i secessionisti. Chi sono questi secessionisti o terroristi? Sono i russi. Sono i russi di Ucraina. Più o meno, voi sapete quanta è la popolazione dell'Ucraina? Secondo l'ultimo dato che ho letto, l'Ucraina è un paese di 47 milioni di abitanti, un grosso paese europeo, molto grosso, 47 milioni di abitanti. Sfortunatamente o fortunatamente, non lo so, decidete voi, di questi 47 milioni di abitanti, 12 milioni sono russi. Sì. Per ragioni storiche. Così è stata la storia. Vogliamo discutere della storia, discutiamo della storia, ma quelli sono russi. Non vi hanno detto, per esempio, che se voi andate a Kiev, anche adesso, magari adesso è un po' più difficile perché se uno parla russo a Kiev, magari gli sparano in bocca, visto che è pieno di nazisti. Ma nessuno vi ha detto che a Kiev si parla russo. Tutta la gente di Kiev parla russo. Nessuno vi ha detto che in gran parte, in tre quarti dell'Ucraina, tutti parlano russo. Parlano anche ucraino, ma parlano quasi tutti russo. Quindi c'è 12 milioni di russi e poi una parte rilevante della popolazione che parla russo anche senza essere russo. Magari sono ucraini che parlano russo. Io stesso, non voglio parlare di me, ma insomma io sono stato ripetutamente a Kiev negli ultimi tre anni, conoscevo benissimo la situazione, quindi mi hanno invitato anche a partecipare a delle trasmissioni televisive, ai talk show. Bene, in quei talk show io parlavo russo, perché parlo russo e quindi parlavo russo. E tutti mi capivano. Erano dei talk show in cui metà della gente parlava ucraina, l'altra metà parlava russo, si capiscono perfettamente, tra l'ucraino e il russo la differenza è poco rilevante. Io stesso che parlo russo ma non parlo ucraino, capisco quasi tutto dell'ucraino. Se sento un telegiornale sono in grado di capire di che si parla, io stesso, figuriamoci loro. Questa è la situazione dell'Ucraina, un paese certamente multietnico, un paese molto diviso, un paese diviso dalla storia, perché certo la Galizia, che era Polonia, è stata regalata, o meglio, è stata presa da Stalin e incorporata nell'Ucraina, va bene, c'è una storia, non è stata una storia piacevole, i russi hanno commesso molti errori, hanno, come dire, esercitato il loro potere imperiale, tra virgolette, va bene, ma siamo nel 2014, siamo nel 2014, la colpa dei nonni non può ricadere sui figli, e una delle prime decisioni prese dal nuovo governo filo nazista, lo sapete qual è stato, forse lo sapete, la prima decisione presa il giorno 23 febbraio del 2014, quando il governo Yanukovych è caduto, è stata quella di abolire la lingua russa in Ucraina. Capite che cosa è accaduto? Allora tu dici a una minoranza che è un terzo della popolazione, gli dici da questo momento in poi la tua lingua non c'è più. Adesso devi parlare ucraino, devi parlare ucraino. I tuoi figli devono studiare ucraino e non possono più studiare russo. La ritenete una cosa decente? Io tanto per cominciare la prima cosa che dico è che questa decisione è contro tutte le leggi europee. In Europa questa cosa non si può fare, è vietata dalla legge europea. E questi che vogliono entrare in Europa, la prima decisione che hanno preso è una decisione contro le leggi europee. Sarebbe come dire che noi dovremmo dire ai tedeschi, o meglio agli austriaci del Trentino Alto Adige, che devono smettere di parlare tedesco. L'abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto l'opposto, e saggiamente abbiamo fatto l'opposto. Noi gli abbiamo dato il diritto di insegnare ai loro figli il tedesco, di parlare in tedesco, di sposarsi in tedesco, di avere gli atti pubblici nelle due lingue. Noi abbiamo adottato i criteri europei della civilizzazione. Questi arrivano al potere e insultano e minacciano
10 milioni, 12 milioni di russi di Ucraina. Questo è, questi sono i fatti. Se poi la Crimea, che è al 98% russa, anche questo non vi hanno mica detto, la Crimea è un pezzo storico della Russia. La Crimea è in Ucraina perché Khrushchev nel 1953, se non sbaglio, per fare un regalo all'Ucraina sovietica, regalò la Crimea all'Ucraina. Ma la Crimea è storia viva della Russia, sono tutti russi in Crimea. E che cosa avrebbero dovuto fare i cittadini della Crimea di fronte al fatto che alla capitale Kiev va al governo un gruppo di nazisti che immediatamente proclamano il loro odio antirusso? Che cosa dovevano fare i cittadini di Crimea? Io fossi stato un cittadino di Crimea di lingua russa, avrei detto me ne voglio andare da questo paese perché ho paura. E che cosa ha fatto Putin? Putin, discutiamo di Putin, io non sto difendendo Putin, sto semplicemente descrivendovi la realtà delle cose che voi non sapete, e voi siete i migliori perché siete più informati, il resto dell'Italia non sa un fico secco di niente, perché è stato tenuto all'oscuro di tutto quello che è accaduto, gli è stato detto il contrario, poi adesso vi dico quello che è stato detto. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un referendum e hanno deciso che volevano andarsene dalla Russia. Il 96, se non sbaglio, per cento degli elettori ha votato per andarsene dall'Ucraina e per andare alla unificazione con la Russia. Putin che cosa ha fatto? Fino a quel momento Putin non aveva aperto bocca. Non c'è una sola dichiarazione di Putin che dice vogliamo prendere l'Ucraina, scusate, la Crimea. Non una sola dichiarazione. Putin aspetta il referendum. Però, siccome si rende conto del pericolo, manda un contingente addizionale in Crimea. Perché lo fa? Perché è un uomo saggio in questo caso. Perché se non avesse mandato il contingente militare a rafforzare la base militare di Sevastopoli, probabilmente Kiev avrebbe mandato i suoi carri armati a sparare sulla popolazione di Crimea. Quindi ha mandato le truppe per impedire un attacco. Ha fatto un gesto saggio, molto saggio. E anche adesso cosa vi dicono? Tutti i giornali dicono Putin vuole occupare l'Ucraina, balle, non c'è una sola dichiarazione di Putin che dica che Putin ambisce a prendere in mano quel poco di Ucraina che è rimasto. Putin non vuole l'Ucraina, non ha la minima intenzione di prendere l'Ucraina, perché prendersi l'Ucraina significa tenere in mano un paese in totale bancarotta che non ha più una lira e che dovrebbe pagarselo la Russia, tra le altre cose. E cosa vi hanno detto? Vi hanno detto che tutta questa storia, la cosa più divertente di tutte, se non fosse tragica, è che tutta questa storia è stata attribuita a Putin. Putin vuole aggredire, Putin va all'assalto, Putin vuole conquistare l'Ucraina, Putin ha minacciato, Putin minaccia, ma dove stanno le minacce di Putin? Putin non c'era in questa faccenda. In tutti questi mesi, da dicembre fino a oggi, Kiev è stata il luogo dove hanno sfilato tutti i dirigenti europei, uno dietro l'altro, volete l'elenco? Qualcuno ha fatto il calcolo, io non so se è esatto, 47 volte i dirigenti europei e americani si sono presentati sulla Maidan parlando di fronte al pubblico dei rivoltosi e dicendo loro continuate, McCain, il senatore McCain è andato sulla piazza, anche questo lo vedete su Pandora, andate a vedere quello che abbiamo già fatto vedere, ci sono tutte le immagini, non invento niente, abbiamo fatto vedere le immagini, noi unici in Italia. Allora si vede il signor McCain che va sulla piazza, di fronte ci sono certo 10.000 persone, perché non tutti erano nazisti lì, molti odiano i russi, certo che odiano i russi. È pieno di gente che odia i russi. È una buona ragione questa? Si fa la pace in Europa odiando i russi, ma i russi stanno lì, non li puoi mica spostare, non li sposterai mai i russi. Sono un popolo di 150 milioni di persone, così stanno, così rimangono, non li sposti. C'è solo un modo per vivere in pace con loro, mettersi d'accordo, rispettandoli, se possibile, e facendo i propri interessi, se possibile. Certo ci sono quelli che odiano i russi, infatti il carattere principale di tutta questa informazione è la sua russofobia, che viene alimentata in tutti i modi possibili.
I russi sono cattivi, Putin è cattivo, Putin è aggressivo, Putin vuole la guerra. L'altro giorno arriva qui il filo nazista Yatsenyuk, stringe molte mani, stringe anche in me la mano di Papa Bergoglio, il quale per fortuna gli ha regalato una penna e gli ha detto firmi la pace, per dimostrare che forse Yatsenyuk qualcosa potrebbe fare con la penna. Bene, è venuto in Italia e ha fatto una dichiarazione che tutti i giornali hanno riportato, la Repubblica, in prima pagina, e la Russia vuole la terza guerra mondiale. Come la Russia vuole la terza guerra mondiale? Dove l'avete scoperto? L'ha detto Yatsenyuk, hanno messo le virgolette, la Russia vuole la terza guerra mondiale, ci sono andati vicini, tanto non è la Russia che vuole la terza guerra mondiale, non è la Russia, sono gli Stati Uniti d'America che stanno preparando la terza guerra mondiale. E noi non lo sappiamo, perché ce lo tengono nascosto. Adesso vi spiego anche perché, ma però qualche minuto. Quindi Putin sarebbe il principale responsabile. Ma io vi stavo dicendo, 47 volte i dirigenti europei sono andati sulla piazza centrale di Kiev dichiarando ai rivoltosi, continuate così, bravi, andate avanti, noi saremo con voi, vi appoggiamo. Così ha detto McCain, ma non solo lui, è andata lì la signora Victoria Nuland con i pacchi d'oro, distribuiva i pacchi d'oro la signora Nuland, con quei 5 miliardi è andata a distribuire i pacchi d'oro in piazza, ci sono le fotografie, ci sono le riprese, poi c'è andato Van Rompuy, presidente dell'Europa, poi c'è andata la signora Catherine Ashton, ministro degli esteri della Unione Europea, poi c'è andato il premier polacco Tusk, poi c'è andato il premier Lettone, poi c'è andato il premier e presidente, anche il presidente dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, sono andati tutti lì a dire dimostrati, andate avanti, abbattete un governo legittimo, perché Yanukovych, anche questo non vi hanno detto, era il presidente legittimo. Noi abbiamo assistito a un colpo di Stato appoggiato simultaneamente dagli Stati Uniti e dall'Occidente, cioè dall'Europa. Questo è avvenuto sotto i nostri occhi, con tutta la televisione italiana e tutti i giornali che ci raccontavano esattamente l'opposto, che la minaccia veniva da Putin. Questo è avvenuto. E pensate cosa sarebbe successo se il ministro degli esteri russo, non so, facciamo un esempio, il ministro degli esteri russo prende l'aereo e viene a Bergamo, in piazza a Bergamo, e parla ai leghisti. E gli dice, forza ragazzi, buttate giù il governo centrale, abbattete il governo, cacciatevi il Napolitano. Voi immaginate se il ministro degli esteri russo fosse venuto in Italia, a Bergamo, a Milano, a Padova, se ne importa, a dire una cosa del genere? Noi avremmo, tutti ci saremmo indignati, inammissibile ingerenza negli affari interni del nostro paese, no, l'avremmo detto. E invece tutti i dirigenti europei sono andati in piazza a Kiev a dire ai rivoltosi abbattendo un governo legittimo e nessuno ha aperto bocca, tutto legittimo? Siamo diventati così imperiali da poter dettare legge fino al punto di andare in un paese, peraltro continua la storia, perché l'ultima visita è stata quella del vicepresidente americano Joe Biden, che è andato 4 giorni fa a dettare legge a Kiev, è uscito dall'aereo, si è presentato lì, almeno lui in questo caso si è presentato con il suo passaporto, perché 3 giorni prima era arrivato segretamente sotto false spoglie con un falso passaporto e falsa identità, niente meno che il capo della CIA, John Brennan. Ah, questa sarebbe la rivoluzione del popolo ucraino. Ah, questa sarebbe la, con il capo della CIA che va a dettare legge. Questa è la storia. E poi potrei aggiungere ancora un sacco d'altri, ma insomma, voglio rispondere alla domanda che io stesso mi sono posto e che vi ho promesso di affrontare. Ma prima di dire questo voglio dire un'altra cosa. L'Ucraina deve in questo momento alla Russia 3 miliardi e 400 milioni di dollari. Non ha pagato il gas. L'Ucraina è il paese attraverso cui passano tutti i più importanti, salvo uno, i più importanti gasdotti che portano il gas russo in Europa. Attraverso i gasdotti dell'Ucraina passa il 53% del gas che usiamo noi, la Germania, il Belgio, la Francia. L'Ucraina non ha i soldi per pagare il debito, è un paese in bancarotta completa. Deve 3 miliardi e 400 milioni di dollari alla Russia.
Russia. E Putin, quattro giorni fa, ha detto alla televisione: ma scusate, ma per quale motivo noi dobbiamo continuare a dare all'Ucraina il nostro gas gratis, visto considerato che il governo di Kiev ci considera nemici e visto considerato che il governo di Kiev manda i suoi carri armati a sparare sui russi dell'Ucraina sud-orientale? Ma perché dovremmo pagare il gas? Perché dovremmo dare gratis il gas? L'Ucraina non sta rispettando i patti e quindi Putin ha annunciato, attenzione, che dal 1 maggio in avanti non darà più il gas all'Ucraina se l'Ucraina non paga in anticipo la bolletta, come da contratto. Sta scritto nei contratti che l'Ucraina ha firmato con la Russia. Fa bene o fa male? Fate voi. Però la domanda è: visto e considerato che gli Stati Uniti e l'Europa hanno voluto conquistare l'Ucraina e l'hanno conquistata nei fatti, hanno perduto la Crimea, ma hanno preso l'Ucraina. Visto che l'hanno presa, paghino. Paghino loro il conto del gas. Ma finora non pagano. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che stanno cercando di truccare le carte. Cioè, il gas russo che è già arrivato in Germania, adesso è stoccato in alcuni paesi tedeschi e in Slovacchia. Allora stanno cercando di fare il trucchetto, di rimandare indietro il gas attraverso i tubi verso, verso l'Ucraina. Ma questo è vietato dagli accordi internazionali. E in ogni caso, se quel tubo serve per far andare indietro il gas, non ci potrà essere altro gas che viene in Europa. Quindi stanno truccando le carte, noi stiamo truccando le carte. Ma c'è di peggio, è che il presidente Obama ha già dichiarato, adesso veniamo al dunque, ha già dichiarato che il piano americano è di sostituire il gas russo con il gas americano. Non lo dico io, l'ha dichiarato apertamente, forse qualcuno di voi l'avrà letto su qualche giornale, ma ve lo ripeto io. Gli Stati Uniti hanno trovato il nuovo gas, lo chiamano lo shale gas, il gas da scisti bituminosi. Anche in Italia l'abbiamo già sperimentato, vero? Forse lo sapete. Alcuni dei terremoti che sono successi in Emilia Romagna derivano dai primi tentativi di sfruttare il gas da scisti bituminosi. Bene. Gli americani adesso hanno deciso che vogliono diventare autonomi dal punto di vista energetico, hanno scoperto che possono ricavare per una quindicina d'anni, perché dura una quindicina d'anni questo progetto, un sacco di gas economico, certo, però c'è un piccolo problema. Per portare il gas americano in Europa bisogna costruire dei giganteschi terminali petroliferi sulle coste degli Stati Uniti, sulle coste dell'Atlantico statunitense e su quelle canadesi. Poi bisogna costruire un'intera flotta di navi che trasportino il gas di quel patto attraverso l'oceano. E poi bisogna costruire in Italia, in Europa, da tutte le parti, i rigassificatori. Auguri a tutti voi, perché questi rigassificatori li dovremmo pagare noi. E ci dovremmo pagare non solo il rigassificatore, ma ci dovremmo pagare anche tutto quello che respireremo di conseguenza. Quindi saranno non uno o due, saranno una decina solo in Italia di rigassificatori. Quindi ci stanno preparando un bello scherzo gli americani. Stanno sostituendo, o perlomeno si propongono di sostituire il gas russo con il gas loro. C'è un piccolo problema, che per riuscire a fare questa operazione ci vogliono circa 5 anni. E nel frattempo, quale gas useremo noi, europei? Problema. Non c'è. E quello che arriverà a spizzichi e bocconi, già si calcola che noi dovremo calcolare per i prossimi anni un aumento della bolletta del gas intorno al 20%, che vada bene. Ma gli americani hanno già fatto i loro conti. L'operazione consiste nel impedire a Putin e alla Russia di esportare russo gas. Quanto ricava da questo gas alla Russia? Grosso modo il calcolo che è stato fatto è questo. Se noi riusciremo a fare questa operazione, toglieremo a Putin un reddito annuo di introiti petroliferi pari a 100 miliardi di dollari. Bel colpo. Se ci riescono, Putin subirà un bel colpo economico, molto serio. Non è uno scherzo. Naturalmente i russi hanno una via d'uscita,
la via d'uscita di Putin è di dirottare il suo gas verso la Cina. La Cina è un grande consumatore di energia, comprerà, e ha un sacco di soldi, comprerà molto volentieri questo gas, lo pagherà in yuan e non in dollari, però per fare questa operazione ci vogliono appunto 6-7 anni.